I terroristi sono stati sconfitti. Afrin è caduta. Sono solo alcuni dei titoli dei giornali turchi dopo la battaglia che ha visto le forze di Ankara imporsi nella città siriana. Erdogan voleva a tutti i costi impedire una zona indipendente sotto controllo curdo al confine con la Turchia, anche per stroncare sul nascere qualsiasi velleità di Stato autonomo. L'offensiva turca è stata possibile grazie alla tacita approvazione della Russia, che controlla lo spazio aereo di quella parte della Siria. I russi, insomma, ad Afrin hanno sacrificato la loro amicizia con i curdi, che era durata per buona parte della guerra siriana. L'opinione pubblica turca è abbastanza a favore dell'intervento. Ad Afrin erano terroristi e per quanto riguarda la sicurezza dei nostri confini stavano sconfinando nei nostri territori, portando degli attacchi sanguinosi contro di noi. Queste operazioni erano un atto dovuto, seppure sono arrivate un po' tardi, dice quest'uomo. L'azione turca in Siria potrebbe non essere finita. Da mesi il governo di Erdogan minaccia di voler intervenire anche a Manjiyi, circa 50 km a sud del confine con la Turchia. Chiediamo all'ONU, al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, alle forze della coalizione internazionale e ai paesi islamici di prendere iniziative affinché si eviti la tragedia di Afrin e si ottengano concreti risultati per il ritiro di tutte le armi che sono entrate nella città, dice un portavoce del partito turco pro-curdo HDP.